Il 2013 che è appena finito è stato un anno che ha cambiato la storia della Chiesa e ha cambiato anche la percezione della Chiesa nel mondo. Monsignor Baldisseri è un testimone diretto di questo cambiamento perché è stato segretario del conclave. E in quei giorni, qual è stata la sua percezione? Si rendeva conto che stava cambiando così tanto la Chiesa? Devo dire che è stata una sorpresa per molti e anche per me, perché non era pensabile, almeno prima del conclave, che il nuovo eletto fosse un cardinale che venisse così da lontano, dalla fine del mondo. Ma posso dire che io, come segretario del conclave, avevo percepito che si stava muovendo qualcosa di straordinario di nuovo. Il fatto stesso anche che era accaduto un evento storico per la Chiesa, quella della rinuncia del Papa Benedetto XVI, chiaramente si vedeva un orizzonte diverso. E io ho conosciuto Papa Bergoglio a Aparecida in Brasile nel 2007. Aparecida significa che il Papa Benedetto XVI aveva inaugurato una conferenza, la quinta del CELAM, del Consiglio Latinoamericano e Caribico dell'Episcopato. E in quell'occasione era presente anche il cardinale Bergoglio. E come nunzio apostolico io ero presente e lì ho avuto qualche incontro, ma solamente così occasionale, come tanti altri vescovi. Mi sono ritrovato poi a Roma proprio in un momento in cui è avvenuto veramente delle cose, sono avvenute delle cose straordinarie e nuove. Come segretario del conclave io ho accompagnato il pre-conclave, le 10 congregazioni o riunioni dei cardinali di cui ero segretario, e poi ho anche monitorato dall'esterno e qualche momento all'interno del conclave stesso. Ormai è saputo che anche i giornali hanno parlato che il segretario del conclave è stato quello che ha fatto la fumata bianca. Prima sono state fatte quelle nere, ma poi la fumata bianca. Io ero responsabile di tutto quello che doveva essere l'organizzazione del conclave. Poi c'è stato un altro momento in cui credo che ha indirizzato anche l'incarico che io ho oggi, quello di segretario generale del Sinodo dei Vescovi, è quello il fatto che sono rimasto a Santa Marta per un mese e mezzo insieme al nuovo Santo Padre, Papa Bergoglio, e ho quindi, ecco, avuto l'opportunità di conoscerlo e anche dare la possibilità a lui e il Papa di conoscermi. E lì, in quel mese e mezzo, ho potuto quindi anche constatare, nella novità, perché il Papa è rimasto a Santa Marta, come lui intende, svolgere il suo ministero di Vescovo di Roma e di Papa. Uno stile completamente nuovo. Prima di tutto potrei dire questo: l'Eucaristia, il mattino, scendeva dal suo piccolo appartamento, la sua stanza, entrava nella cappella, poi immediatamente in sagrestia, rimaneva lì un quarto d'ora in attesa di iniziare e meditava. Qualche volta si alzava e si rivolgeva a me oppure al segretario che era sopraggiunto per domandarmi se quella parola che lui diceva era corretta in italiano.
Allora, questo per dirvi l'umiltà della persona, proprio l'atteggiamento familiare che ha subito colpito la gente, il primo sono io a essere stato colpito per avere questo rapporto. E così ecco, ho potuto anche constatare come ha voluto subito avere il contatto con la gente. Ha aperto le porte alla cappella di Santa Marta. Dopo 10 giorni ha permesso, anzi ha voluto che i residenti di Santa Marta, circa 50 sacerdoti che lavorano nel Vaticano, ritornassero nelle loro stanze. E alla fine della celebrazione che è stata fatta in tutti insieme ha detto, beh, dice, io sono qua e credo che possiamo vivere insieme, ciascuno fa il suo incarico, il suo lavoro, e quindi mi perdonerete se forse sono un po' anche d'ingombro. Per dirvi la semplicità e questa maniera di approccio che ha con la gente, col popolo. E poi abbiamo visto questa maniera di parlare e anche di compiere gesti. Sono due cose, parole e gesti. Lei che lo conosceva già ai tempi del Sud America, dell'Argentina, se lo aspettava un Papa che da Papa si assumesse questo stile, questi gesti e queste parole? Ma francamente non mi sarei aspettato, devo essere onesto, che potesse essere così. Fra l'altro anche la mia conoscenza del Papa di Bergoglio era appena diciamo superficiale, non era percepito in questo modo, almeno nell'ambiente. Ma vorrei sottolineare un aspetto, che l'atteggiamento, la maniera di essere vescovo di Bergoglio è comune per direi quasi tutti i vescovi latinoamericani. Questo essere col popolo, in mezzo al popolo, occuparsi della gente, è un contesto diverso ovviamente da quello europeo, ma i vescovi latinoamericani sono così. Naturalmente Bergoglio è l'apice, è l'espressione maggiore, che poi si è rivelata molto molto qui a Roma come Papa. Pertanto ecco, la sorpresa è relativa, cioè non mi sarei mai pensato che un vescovo latinoamericano potesse diventare Papa e che naturalmente poi affrontasse, cioè il suo ministero petrino in questo modo. Ma lo spirito, la maniera di essere è quella che effettivamente è nella persona di Papa Bergoglio. Lei è stato tanti anni fuori dall'Italia, come io sono stato fuori 39 anni dall'Italia e sono arrivato proprio l'anno scorso, cioè 2 anni fa, in febbraio 2012, e posso dire questo, che non avendo mai lavorato in Vaticano e direi in Italia come vescovo, posso anche dire che da giovane sacerdote ero appunto a Pisa, sono stato 5 anni nella vita pastorale, quindi conosco effettivamente la vita pastorale, ma avendo fatto il periplo mondiale ho potuto avere esperienza in 4 continenti, e avendo visto quindi la Chiesa nel mondo, le civilizzazioni, le culture differenti, posso dire questo, che ritornando a lavorare a Roma mi sono sentito un po' come una persona dentro, ingabbiata,
c'è dentro, cioè una struttura che non stava alla misura mia, anzi mi metteva in una situazione di difficoltà. Ho lavorato, ma anche logisticamente ho avuto delle difficoltà. Ma questo è durato il tempo che era necessario, probabilmente, perché poi sono stato anche premiato, nonostante qualche sacrificio che ho fatto, per il fatto che ho avuto questo contatto diretto e poi col Papa, e poi anche questa nuova gestione, nuova maniera di governare la Chiesa, e che è estremamente bella, con orizzonti ampi. E, ecco, io che ho qualche anno, che voi magari non pensate, ma forse lo vedete anche nella mia faccia, io posso dire che si sente un respiro conciliare, del Concilio Vaticano II. Ecco, io ero giovanissimo, appena sacerdote nel 1963, proprio ordinato dentro il Concilio, quindi ho conosciuto Giovanni XXIII, e proprio è Giovanni XXIII che ha iniziato il Concilio, Paolo VI che lo ha terminato. Tutto questo naturalmente mi riporta a quell'epoca, e Papa Bergoglio è su quella scia, e quindi affascina e dà un tocco nuovo, uno stile nuovo. Era quello che ci voleva. Effettivamente questo era necessario. Il Concilio Vaticano II è evidente, è stato un evento straordinario e che ha portato i suoi frutti, prodotto naturalmente delle difficoltà, anche non di orientamento ma di vacillazioni, e quindi noi abbiamo avuto il pontificato di Paolo VI straordinario, quello che ha veramente condotto il Concilio alla fine e che l'ha poi anche applicato nei 15 anni successivi. Poi c'è stato Giovanni Paolo II che ha allargato l'orizzonte, il viaggiatore, quindi il grande apostolo e missionario del mondo. Ora non abbiamo avuto Papa Ratzinger, che ancora è con noi, anche i vescovi fanno l'omelia durante la settimana, anche quando c'è la messa. E poi ho visto che il secondo giorno ancora, il terzo, il quarto, e così è andato avanti. E quello che è interessante è che nella sua ultima esortazione apostolica, Evangelii Gaudium, dedica una parte importante sull'omelia. Io ricordo questo particolare, che prima della pubblicazione del documento ho avuto l'opportunità di incontrare il Papa esattamente in una riunione del Consiglio di Segreteria del Sinodo dei Vescovi. Ho avuto il privilegio, come segretario generale del Sinodo dei Vescovi, di ospitare nel mio ufficio, proprio nella sede del Sinodo dei Vescovi, il Papa per 2 giorni. È venuto nel pomeriggio 2 ore e poi il giorno seguente è rimasto dalle 9 del mattino alle 12:30. E non ha detto una parola, ha confidato a me il lavoro, lei diriga, faccia quello che deve fare, eccetera, eccetera. E alla fine, quando doveva congedarsi, ha tirato fuori il documento così, che non era pubblicato ancora, e ci ha detto: ecco, questo sarà il documento che io pubblicherò fra qualche tempo, e ci ha sottolineato questo. Dice: ho dedicato abbastanza spazio alle omelie, all'omelia, come si fa l'omelia. E infatti il
le omelie che lui fa ogni giorno sono proprio quelle che lui descrive e come farle. E noi vediamo proprio che in poco tempo, in 5 minuti, 7 minuti, riesce a dare una ricchezza, cioè un tema, una meditazione su alcuni punti, straordinario. E quello che poi ha scritto, dice, in ciascuna omelia, come dice un saggio, ci vogliono tre cose. Ci vuole un'idea, un sentimento, un'immagine. Che è bellissimo questo. E praticamente in pochi minuti riesce a dire un'idea, c'è un sentimento dentro e un'immagine. In genere quando parla sempre dice beh oggi dico una parola, oppure dice due parole o tre parole, comincia così. Ma è veramente straordinario, cioè è una lezione permanente per tutti, vescovi, sacerdoti, laici impegnati, di come si deve fare la pastorale, con le parole e con i gesti. Per quanto riguarda il suo lavoro, per quanto riguarda il sinodo sui temi della famiglia, sta se ancora esatto, lavorando per il sinodo, posso dire questo, che mi ha incaricato di affrontare questo tema, che è un tema cruciale oggi, quello della famiglia. L'ultimo documento ufficiale sulla famiglia è a data 32 anni fa, oggi 33, è la Familiaris Consortium nel 1981. È chiaro che la famiglia, i papi, le congregazioni hanno parlato in differenti momenti, ma un documento vero sulla famiglia data 1981. È chiaro che sono passati 40 anni, le cose sono cambiate, 30 anni più sono cambiate. A questo punto bisogna quindi studiare di nuovo questo tema. E allora ha chiesto al sinodo dei vescovi di trattare questo tema. E il tema è il seguente: le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione. Il documento che sta circolando, che è un documento preparatorio, è stato redatto, diciamo, nella sua struttura, in due giorni, alla presenza del Papa, in quelle due occasioni di cui ho parlato prima. È stato integrato dopo la parte dottrinale, naturalmente non avevamo gli elementi per il momento, ma è stato fatto in quel momento. Quindi vorrei dire che alla fine, come sapete, la prima parte, la seconda, la terza parte riguarda il questionario, che è quello che è stato diffuso. Questionario che ha 9 punti, 8 più 1 che sono i vari, e in questi punti si apre l'orizzonte sulla famiglia. Ci saranno poi altri punti che saranno discussi in un secondo momento. Il Papa desidera che il sinodo sulla famiglia, che è chiamato così, assemblea straordinaria del sinodo dei vescovi, sia la prima tappa del secondo sinodo ordinario, cioè l'assemblea ordinaria del sinodo, che avverrà un anno dopo, quindi nel 2015. Questo lavoro che noi stiamo facendo è un lavoro preparatorio per il momento, e quindi eseguiamo, secondo l'ordo sinodus episcopale, il regolamento che è già in atto, seguiamo quello che è l'iter normale, e è ridotto come numero, perché è un sinodo straordinario, nei membri,
I membri saranno solo i presidenti delle conferenze episcopali, che sono 114, più i capi di Castero di Roma, altri 28, e poi altri superiori religiosi, uditori, saranno anche i rappresentanti di altre confessioni religiose, esperti, tutto un 160 persone. Mentre invece il sinodo ordinario, quello grande, si arriva anche a 250 persone. Allora, il discorso comincia ora, e questo va avanti, si sviluppa nel tempo. Nella prima tappa saranno studiati i temi che sono stati proposti in questionario, e alla fine di questa prima tappa ci sarà un documento. Questo documento sarà l'istrumento laboris per la seconda tappa. Quello che si potrà dire subito, anche per risolvere alcune tematiche, quello che è possibile dire per il percorso che è stato fatto, sarà detto. Quello che ancora bisogna di approfondimento sarà in un secondo momento, abbiamo ancora un anno di tempo. Quindi il Papa desidera che il sinodo sia uno strumento dinamico, non soltanto accademico, oppure che si prende un tema e si studia e alla fine poi viene un documento. Io dissi al Santo Padre, quando mi propose, la mia conoscenza del sinodo, alla quale io non ho mai partecipato, perché come nunzio apostolico non avevamo questa possibilità, si riduce a delle riunioni che vengono fatte a livello internazionale, mondiale, di vescovi, poi redigono un documento. Questo documento, quando arriva, normalmente è già desueto, è già superato, magari si mette nel cassetto, oppure come un bellissimo documento che abbiamo a disposizione, ma non è più attualissimo, cioè non ha il mordente del momento. Pertanto il Papa me l'ha detto subito: io voglio che il sinodo sia dinamico, non sia statico, sembra stanco. Allora avanti e operiamo in questo modo. Per cui ecco, sono in questa fase, io mi sento molto impegnato, lusingato anche, perché ha chiesto naturalmente a me questo lavoro, ma io ho detto al Santo Padre: sono a disposizione, lavoriamo per quello che è possibile nelle mie forze, ma soprattutto dico è la Chiesa che sa e che deve fare le cose necessarie, e quindi sono un piccolo strumento. Ma è interessantissimo l'approccio nuovo che il Papa desidera dare alla pastorale della Chiesa tutta, e come governare, quindi essere pastori non da soli ma collegialmente, sinodalmente, in tutti i sensi. Anche se ci saranno delle decisioni importanti sul governo, proprio l'orientamento, il Papa ha detto chiaramente che vuole prenderle in comunione, collegialmente, con i vescovi di tutto il mondo. Oggi è più facile, nei tempi passati, si può fare una conferenza a distanza, no? e videoconferenze. Quindi, francamente, il Papa, con la sua età, che ha compiuto 77 anni, ha uno spirito talmente giovane, proprio alla pace, che riesce anche con parole a captare la gente. Io sento spesso, andando in mezzo al popolo la domenica per l'Angelo, sul mercoledì, perché vivo proprio vicino a Piazza San Pietro, sentire queste persone che dicono: ah, ma è straordinario, mi ha colpito, ha detto quella parola, ma guardi, e se la porta con sé a casa. Quando ha detto Dio non è come lo spray, vuol dire, è una cosa diffusa, uno dice Dio, che è un Dio? No, è una persona. Questa immagine, ecco l'immagine, dico, questo è il fatto.
Quando ha parlato, per esempio, del pastore, l'odore delle pecore, che è famoso, ma nel documento ultimo, l'Evangelio di Gaudium, dice questo, che il pastore deve stare davanti, in mezzo e dietro le pecore. Questo è. Guardi che è un impegno grande per i pastori, per i vescovi, e così anche per i parroci, così anche, insomma, a tutti i livelli. Il cristiano, poi, l'invio missionario per tutti, cioè non sono solo alcuni specialisti che partono e vanno a predicare il Vangelo, no, tutti siamo missionari, cioè i discepoli missionari. E questa è una novità a livello, diciamo, mondiale, come Chiesa che si muove nel senso missionario e ingloba tutti, è una novità, perché anche istituzionalmente noi abbiamo le missioni ad gentes, che sarebbero quelli, cioè quei territori nei quali non si è parlato mai di Gesù, cioè non si conoscono, allora sono terra di missione. No, è terra di missione anche la nostra, tutta è terra di missione. Poi abbiamo esperienza molto concreta in Europa e anche in Italia, come questa terra che era invece fertile e feconda di fede, di uomini di fede, eccetera, sta veramente diventando quasi come un territorio di missione, nel senso che non si conosce più Gesù, o si conosce male, o addirittura poi si rifiuta. È ancora più difficile il lavoro per il missionario. Questa è la mia esperienza, e avrei molto molto di più da dire, naturalmente, ma ecco, vorrei partecipare e credo che i cristiani di oggi, i cattolici, i cristiani di oggi si sentano veramente entusiasmati, portati a seguire un pastore che sta davanti alle pecore in mezzo e che ama tutti, soprattutto i poveri, i decappati, vedere come il Papa abbraccia i bambini, gli ammalati, commuove tutti. E la gente lo sente e vi partecipa profondamente. Grazie. Grazie a voi, buon lavoro.